Allora, ok. Ok, allora, buongiorno, buonasera, anzi, vista l'ora a tutti i presenti, in corpo e in spirito. Qui iniziamo la prima lezione del corso di informatica che ci terrà compagnia per le prossime 80 ore, potrebbe andare peggio. Se non avete sbagliato aula, ma ormai dopo 4 ore dovreste esserne accorti, voi dovreste avere il cognome compreso tra queste lettere qua, facilissime da ricordare, quindi gente con la F e agente con la K e tutti quelli in mezzo, con un po' di variazione ai margini, e essere iscritti a uno di questi corsi di laurea in ingegneria, quindi informatica, elettrotecnica, energetica, matematica, elettronica, fisica o cinema, una cosa del genere, se non ho sbagliato a scrivere. Quindi, visto che nessuno sta scappando, vuol dire che ho indovinato. Quindi vi do il benvenuto a questo corso che sarà tenuto, diciamo così, in collaborazione da 3 persone. Una sono il sottoscritto, mi chiamo Fulvio Corno, sono il docente titolare e sarò affiancato per alcune parti di esercitazione e per buona parte dei laboratori da 2 collaboratori, appunto, Roberta Bardini e Lorenzo Martini, di cui qua c'è la foto, ma poi li vedrete anche in presenza perché esistono, e vi terranno compagnia appunto soprattutto sui laboratori, ma anche alcune volte qua in aula. Saremo poi assistiti da altri 3 ragazzi più giovani che sono studenti borsisti coadiutori, forse non lo sapete ancora perché siete nuovi al Politecnico, ma gli studenti dal secondo anno in poi possono prendere delle borse di studio per dare una mano, aiutare gli altri studenti più giovani nei laboratori, nelle recitazioni, eccetera. Quindi in laboratorio ci saranno ad assistervi, no, anche questi altri 3 ragazzi, sono 2 ragazzi e una ragazza, che anche noi incontreremo domani. Quindi questo è un po' il team, no, che ci condurrà tutti insieme da oggi, che è la prima lezione, all'esame, che sarà poi a gennaio, ma non ne parliamo ancora. Benvenuti al corso di informatica, ma benvenuti a ingegneria. Oh, sono l'ultimo della giornata, avrebbero dovuto dirlo qualcuno dei corsi precedenti. In realtà io un pochino mi vanto che il corso di informatica è il primo corso di ingegneria che vedete, perché gli altri fanno matematica, fisica, queste cose qua. Noi cominciamo a effettivamente impostare il cervello con la mentalità ingegneristica, cioè di fronte a un problema, anziché mettersi a piangere, cercare di risolverlo, no? Di affrontarlo con delle tecniche che via via si imparano, no? Che poi è quello, diciamo così, che costituisce l'ingegneria, no? Affrontare e risolvere i problemi ciascuno nella propria disciplina. Chiaro che vi servono le materie di base, le tecniche di base, ma bisogna anche apprendere poi, diciamo così, questa forma mentis del costruire una soluzione e non trovare una soluzione facendo i passaggi dati, no? Che già qualcuno conosce. Nei nostri problemi, ma in tutta l'ingegneria, un problema non ha mai una soluzione, ne ha sempre almeno 1000, no? Sta a noi trovare quella più furba o una di quelle più furbe, a differenza dei problemi, diciamo, delle materie più scientifiche di base. Questo è quello che nel piccolo, nel campo dell'informatica, cercheremo di imparare a fare in queste ore, no? Oltre a cercare di non annoiarci troppo. Quindi i problemi che affronteremo sono problemi chiaramente che ammettono una risoluzione, una soluzione di tipo informatico, quindi che usa come strumento, no? Non il calcestruzzo, ma il computer, no? Il laboratorio. Questo è un pochino quello che cerchiamo di fare. Questa è una fotografia che ho fatto con 3 righe di codice, che sono quelle lassù, perché volevo avere un'idea, no? Di chi avessi avuto di fronte oggi. Questa è la statistica, se volete, no? Se siete curiosi, del numero di persone iscritte ai vari corsi di laurea che sono presenti qua, come siete. E tutto sommato c'è un buon bilanciamento. È chiaro che l'ingegneria informatica, avendo un numero chiuso più alto, raccoglie di più, però mi sembra un buon mix di competenze o di interessi, no? Oh, io parlo come se foste già laureati in una disciplina oppure l'altra, invece siete appena entrati, ma vi coloro già con un certo colore. In cambio voi mi avete risposto sul gruppo Telegram a questo sondaggio, tra l'altro gruppo Telegram a cui al momento, adesso tra un attimo se non siete iscritti vi faccio vedere il link, ci sono circa 209 iscritti, su 299 iscritti al corso vuol dire che ci sono
90 persone distratte, no? Che si sono dimenticate di iscriversi al gruppo Telegram, che invece sarà fondamentale per le nostre comunicazioni durante il corso. Comunque vi ho fatto una domanda molto semplice: quale linguaggio di programmazione conosci o hai già utilizzato nel passato? E questa è la risposta, no, che ho ricevuto dalle persone che hanno voluto rispondere. Chiaramente in questo corso, lo sapete già, faremo Python, quindi vedo, diciamo così, che di anno in anno la percentuale di coloro che hanno già fatto Python nelle scuole superiori o per conto proprio, perché diciamo, l'informatica si può imparare anche per conto proprio, via via cresce, che è una buona notizia probabilmente. C'è una percentuale, però voglio commentare due di queste barre per mettere in chiaro le cose. Uno è: chi ha risposto nessuno potrebbe sentirsi un tantino spaventato di fronte a un corso di questo genere, magari anche di fronte ai risultati di questo genere. Ecco, non siate spaventati, noi partiamo da zero qua, ok? Quindi non diamo per scontato nessuna competenza di programmazione degli anni precedenti, ok? Quindi se le prime settimane ad alcuni sembreranno un pochino, spero non noiose, facciamo il possibile per non addormentarci, ma un pochino lente forse, ma questo è per mettere tutti al pari, no, con i concetti di base, concetti fondamentali, su cui poi costruiamo tutto il resto. Quindi non preoccupatevi, cercheremo di darvi tutto il supporto, lezioni, esercitazioni, laboratori, eccetera, proprio per mettervi in gioco e riuscire a entrare in questa materia. L'altro commento lo darei a chi magari ha già fatto programmazione in C: qualche cosa dovrete dimenticarla, ok? O qualche brutta abitudine dovrete perderla. Qui cerchiamo di fare, non scrivere codice a casaccio, oppure bei codici con sei cicli for annidati e chi ci capisce più niente di cosa sta succedendo, ma cercare di lavorare, usiamo un linguaggio un pochino più ad alto livello, quello è il Python, e quindi ci obblighiamo e cercate di obbligarvi a pensare, a ragionare anche un pochino più ad alto livello. No? Io me lo riconosco subito all'esame, c'è gente che scrive in Python ma pensa in C, no? E questo vi crea alla fine poi anche delle difficoltà, no, nell'affrontare i problemi. Quindi questi sono i due così commenti sulle due barre, diciamo così, più significative di questo grafico. Vabbè, poi su altro sono dettagli. Quello che è importante è che la domanda quale linguaggio di programmazione è una domanda stupida, no? Perché in realtà la capacità di programmazione o la capacità di problem solving informatico in buona parte è indipendente dal linguaggio di programmazione. Cioè, se uno sa programmare in un linguaggio, passare a un linguaggio diverso, beh, è chiaro che non è che lo fa in un pomeriggio, ma i concetti principali li ha già e li deve semplicemente trasferire in un ambiente diverso. Quindi la vera domanda sarebbe stata la capacità di risolvere problemi con un linguaggio di programmazione, non il linguaggio specifico. Ok? È un po' come se vi chiedessi con che colore di pennarello avete fatto l'ultimo disegno. Cioè, o sai disegnare o no, non è che conta il colore. Cambiare il pennarello è più facile che imparare a disegnare, questo è chiaro. Quindi noi spenderemo la prossima ora e un quarto, a vedere insieme un po' come si organizza questo corso. Quindi la prima lezione è sempre un pochino di inquadramento per conoscersi, è più facile per voi che sono uno che per me che siete 300, ma facciamo il possibile. Le informazioni del corso sono tutte su questi link che vi ho mandato, ho messo sugli avvisi del portale, li vedete sul portale didattica, li vedete sull'app, se non li vedete siete distratti e non è bello, e le ho messi anche sul gruppo Telegram, a cui tutti sarebbe bene che foste iscritti, quindi questo qua è il link del gruppo. Questo è il QR code che se becca da lontano, forse riuscite anche a scrivere così, ma comunque basta che apriate l'app o il portale e vedete c'è un avviso col link che contiene il link al gruppo stesso. L'altro link importante è questo, Polizia Informatica, che porta a un sito web in cui c'è tutto il materiale didattico che vi serve. Okay? Questa pagina qua di informatica è divisa in quattro sottosezioni. Una di introduzione che vi dice cose inutili, nel senso che se siete qua sapete già l'orario e le aule. Un'altra materiale di studio che contiene tutti i lucidi, abbiamo già pronti adesso dalla prima lezione tutti i lucidi del corso. Le video lezioni, io in aula registro ciò che faccio, quindi a meno di problemi tecnici, facciamo gli scongiuri, anzi fatemi controllare se sta registrando, perché a volte mi dimentico di avviarlo, ok, sembra che stia andando.
verranno pubblicate qua. Io non faccio lezioni in diretta in streaming perché non mi fido poi del wifi, poi se calza, tutti i problemi in più. Registro e dopo la lezione carico il video. Lo troverete sia su YouTube che sul portale della didattica, quindi dentro l'app nelle video lezioni. Faremo molto spesso, molto del tempo in aula, lo dedicherò a fare esercizi insieme a voi, quindi scrivo codice, lo scriviamo insieme, io scrivo, voi mi dite cosa sbaglio, tipicamente funziona così, e tutto il codice che scriviamo lo pubblico immediatamente a fine della lezione, così non dovete perdere tempo a ricopiare o, ciò che c'è sulle slide o ciò che c'è negli esercizi, perché sapete di averlo tutto a disposizione, potete usare le vostre energie, no? Per ragionare, per capire, e magari per fare in parallelo gli esercizi insieme a me, cioè se volete seguire col portatile, se qualcuno lo fa, quindi mi sembra che le prese di corrente ci siano, eccezionalmente funzionano anche, e quindi possiamo pensare di fare così. Testi dei laboratori non sono ancora pubblicati, adesso se guardate a questo link ci sono quelli dell'anno scorso, stiamo facendo una piccola revisione, ma contiamo per venerdì di questa settimana di pubblicare almeno la prima metà giornata, in modo da anche qua avere tutto il materiale relativo a tutto il semestre disponibile da subito. L'altra pagina interessante è questa, calendario delle lezioni, dove cerco di tenere aggiornato quello che farò o quello che ho fatto, cioè sul futuro cerco di pianificare, ma poi sul passato è più facile. E quindi metterò qua le varie lezioni, a fianco di ciascuna lezione, vabbè, oltre che l'orario, un titolo, un argomento, il materiale relativo, tipicamente le slide, la prima volta che apriamo un capitolo nuovo delle slide lo metto lì, poi le volte successive si continua lo stesso, quindi non sto a ripeterlo, e alla fine delle lezioni mettiamo anche il link alle video lezioni. Quindi anche qua avete la stessa informazione che avete dall'altra parte, ma in ordine cronologico, e anche un pochino con un po' di come dire, anticipo su quello che si farà le volte successive. A volte, lezioni in aula, a volte metterò una cosa che, cioè semplicemente una riga che si chiama video, che invece riguarda una lezione, un video che carico offline da guardarvi per conto vostro quando sono magari cose non così critiche. Adesso, già oggi alla fine della lezione vi spiegherò cosa sono queste due cose. Per il resto ci sono tutte le lezioni, diciamo così, da fare in aula, e poi dalla settimana prossima ci saranno anche i laboratori. Alla fine di ogni settimana ci sarà un link che si chiama esercizio della settimana, dove ci sarà da scaricare un file, uno zip con dentro tutti gli esercizi che abbiamo fatto in aula, che già comunque trovate in tempo reale ai link di qui sopra. C'è parecchio materiale, posti un po' sparsi, ma i link sono tutti raccolti qua, dopo un po', no, spero che non è difficile orientarsi. Ok, cosa facciamo quindi, al di là di sapere che ci sono questi due link? Beh, impariamo ad affrontare e risolvere i problemi, quindi buona parte del tempo, no, dell'attenzione dedicata a risolvere i vari esercizi sarà proprio quella di dire: prendiamo degli esempi, prendiamo dei problemi e ragioniamo su come risolverli, vediamo che ci sono più modi diversi di risolverli. Io quello che dico sempre è che un problema ha 1000 soluzioni giuste e 1000 miliardi di soluzioni sbagliate, no? Per cui, da un lato, bisogna riuscire a trovare quelle giuste e quindi avere la capacità, no, di impostare correttamente una soluzione, dall'altra non bisogna mai fissarsi su una soluzione, non esiste la soluzione. E la soluzione che pubblichiamo noi sul sito è una delle soluzioni, no? Non dovete mai dire, ma il prof ha fatto diverso, e allora? È giusto o è sbagliato? Non ha senso, no, cercare di copiare la soluzione di qualcun altro, ma questo lo riprenderemo come ragionamento. Vedremo i costrutti principali dei linguaggi di programmazione che utilizziamo il Python perché, diciamo, dal punto di vista didattico non ha troppi, diciamo così, intoppi o troppe trappole, e quindi appunto impareremo questi argomenti qua legati al linguaggio Python e quindi gli strumenti, che sono questi strumenti che ci servono per affrontare i problemi. Vabbè, poi se volete, grosso modo c'è il peso di ore dei vari argomenti, di cui alcune ore sono ore di teoria, faremo due o tre lezioni di teoria che ci servono per capire essenzialmente come funziona un calcolatore e come vengono rappresentati i dati, e poi la parte di programmazione mescolata al problem solving, perché il problem solving non può essere affrontato in modo teorico. Man mano che impareremo funzioni del linguaggio in più, impareremo a risolvere problemi un pochino più complicati, fino a quando arriveremo nelle ultime settimane a risolvere in aula, in laboratorio, dei problemi della difficoltà di un tema d'esame.
Quindi questo qua è il percorso che facciamo insieme. Di cui poi, e queste sono le 60 malcontate ore che facciamo in aula. E poi ci sono 18 ore che invece faremo in laboratorio, faremo insieme in laboratorio, dove per una volta non siete voi a guardare, ma siete voi a fare e noi a guardare, o aiutarvi, no? O affiancarvi. Questo lo dirò circa 70 volte, il laboratorio è la parte più importante di tutto il corso. Okay? Per le lezioni, per le esercitazioni, io le registro, se volete guardare per conto vostro, se volete studiare gli argomenti per conto vostro, fate diciamo, come meglio vi trovate, in base al vostro specifico metodo di studio che vi state costruendo. No? A partire da oggi pomeriggio avete cominciato a immaginare un metodo di studio per l'università, tutti con sempre molte buone intenzioni, vado a casa, risbobino tutto, ricopio tutto, no, dura una settimana o due, poi non ce la fate, star dietro, però almeno i laboratori cercate di seguirli. Seguirli vuol dire venire in presenza, farli, o se vuol dire farli per conto proprio, vuol dire guardarli prima. Noi il laboratorio sarà mercoledì e giovedì, il testo lo pubblichiamo adesso, però diciamo così, concettualmente è già pronto il venerdì precedente. Quindi adesso qua, per chi non è piemontese sappia che da adesso in poi arriva il brutto tempo, no? E quindi i weekend li potete fare cominciando a giocare sugli esercizi di informatica del laboratorio successivo. Ma poi in pratica, perché ho detto tante parole, ma chi non ha mai provato a programmare, quando io dico problem solving è come se dicessi qualunque parola in qualunque lingua del mondo. Allora io ho provato a inventarmi un problema banale e proviamo a vedere come lo affronteremmo o lo affronteremo in futuro durante il corso usando un programma. E il problema che mi sono posto è questo: quali sono i nomi più frequenti in quest'aula? La cosa che ci vuole forse due decimi di secondo a capire che cos'è. No? E noi vogliamo avere una risposta a questa domanda. È una curiosità, per carità, però dobbiamo passare tempo insieme, passiamolo in modo curioso. Chi sa la risposta? Nessuno, credo, no? Magari forse al terzo anno vi sareste già conosciuti in più, ma qui nessuno può azzardare, no? Io non so la risposta, ma perché ho provato prima. Ma non vale. Quali sono i nomi più frequenti in quest'aula? Secondo voi è un problema chiaro, ben posto, ben definito? Cioè, abbiamo capito tutti di cosa stiamo cercando? Alla fine cosa vogliamo? Un nome? Due? 5? 8? 2? Quanti? Una lista in ordine? Dove c'è scritto? Allora, già alla prima lettura sembra facile, la seconda lettura un po' meno, perché dice, ok, i nomi è vago. Se io vado da uno e gli dico, senti, fammi un programma che mi dica quali sono i nomi più frequenti in quest'aula. I nomi delle persone, forse ci mancherebbe ancora. Bisognerebbe aggiungere. E lui mi dà un programma che mi stampa un nome, lo pago? No. Se me stampa due, lo devo pagare, perché c'è scritto i nomi, lui due me ne ha dati. Poi magari qualcuno dice, magari mettimeli anche in ordine, due, magari non sono pochi, mettiamone cinque, mettiamone dieci, dimmelo però, dobbiamo dirlo. E, allora lui mi dà i tre nomi più frequenti, e dico, ma sì, però magari mettimeli in ordine dal più frequente al meno frequente, o magari dimmi anche quanti sono che si chiamano Elpidio, no? In quest'aula. Mi dice che è il più frequente lui, dimmi quanti sono. No? E quindi vorrà dire che quello che sto facendo è un ragionamento che si chiama analisi. Cioè di fronte a un problema che a livello intuitivo è chiaro, bisogna andare a definirlo meglio nei dettagli a livello formale, no? Analizzare quello che voglio ottenere cercando di specificare tutti i dettagli che diciamo così, alla prima formulazione sembravano sottintesi. Quindi vuol dire che devo prendere i nomi, innanzitutto nomi, è chiaro a tutti che si tratta di nomi e non di cognomi, no? Forse sì, perché la maggior parte di noi siamo di origine italiana, europea, però sappiamo che ci sono culture nel mondo, prendendo quella araba, prendendo quella cinese, dove il concetto di nome e cognome non c'è. Funzionano diversamente, ma anche nei paesi scandinavi fino a non molto fa. No? Quindi già stiamo dando per scontato un'interpretazione. Voi in segreteria vi hanno iscritti con nome e cognome,
e quindi in qualche modo l'hanno separato, l'hanno risolto gli altri questo problema, già non dobbiamo risolverlo noi. Il concetto di frequenza ce l'abbiamo tutti, basta contare, no? Abbiamo detto i nomi dobbiamo specificare meglio, quanti sono, cioè il formato dell'output, diciamo, di ciò che viene calcolato, quanti sono, in che ordine li stampiamo, che cosa stampiamo, il nome e basta o il nome con a fianco il numero che è la frequenza, la frequenza la esprimiamo in termini assoluti o in termini percentuali, è percentuale rispetto alla totalità o percentuale rispetto ai 10 che sto stampando, tutte varianti lecite, chiaramente, bisogna solo capire cosa vogliamo, deciderlo e fissarlo e definirlo, ok? Questo è il primo passo. Adesso, al giorno d'oggi, il primo passo, o il primo, il secondo, il terzo passo, in qualche modo sta passando di moda, perché la gente quello che fa dice, ah sì, vuoi fare questo? Aspetta un attimo, apriamo ChatGPT e diciamo di farcelo fare. No? E quindi io chiedo a ChatGPT quali sono i nomi più frequenti in quest'aula. E lui mi dice... attaccati essenzialmente, in una frase come sempre, quelle frasi pallosissime di ChatGPT, che sembrano scritte dal professore italiano in pensione, che poverino non ha più temi da correggere, quindi scrive lui lungo, e dice non lo so. No? Ma tra l'altro mi dice se vuoi però ti do una statistica così a cacchio, che vabbè. Ho sbagliato la domanda in realtà. Non avrei dovuto chiedergli quali sono i nomi più frequenti in quest'aula. Avrei dovuto chiedergli scrivimi un programma, già che ci siamo, diciamo Python, per sapere, perché questo è che vogliamo fare, non sapere la risposta. Chi si prega di sapere la risposta? Cioè io potrei, se volessi sapere la risposta, se mi interessasse sapere quali sono i nomi più frequenti in quest'aula, avrei preso un foglio di carta e l'avrei fatto girare, a questo punto sarebbe già a metà dell'aula mentre io maneggiavo queste cose e tra un po' avremmo saputo il nome, perché ciascuno metteva il nome con una stanghetta a fianco e poi contiamo le stanghette, ma noi non vogliamo, non siamo interessati solo a sapere la risposta, siamo interessati a risolvere il problema di come si fa a sapere la risposta, quindi scrivere un programma, un metodo generale che possiamo applicare per risolvere quel problema che poi mi dia la risposta corretta, okay? E quindi chiediamone, fammi un programma che mi dica quali sono i nomi più frequenti in quest'aula. Adesso sto facendo finta di niente, eh. Ho detto ma no, aspetta un attimo, fammi pensare, mi dispiace. L'abbiamo messo un po' in imbarazzo, c'è la privacy, tutte scuse, no? Come quando tu fai la domanda all'esame e l'altro non ti sa rispondere. Allora comincia a girarci intorno. Ti consiglio di contattare un programmatore, questa è bellissima. Oh, giuro che l'avrò provato 10 volte, questa cosa qua non mi è mai venuta bene così, perché di solito mi scriveva un programmino. Dici se ti cambia, riprovaci, va? No, ci riprova. Vabbè, vedi qua. E poi, se no, dopo il primo tentativo in cui ha detto chiedi a un programmatore, che mi sembra una risposta francamente... ha detto ma provo a scriverti io un programmino, è bellissimo perché questo programmino inizia mettendo dentro una lista dei nomi a cacchio, no? e poi fa le statistiche di questi nomi qui, no? Alla fine ti dà i nomi più frequenti nell'aula ma prendendo questi, quindi lui dice attenzione però, tra parentesi, sostituisci con i nomi reali, è bravo, scusa, io adesso passo le prossime 2 ore a fare l'appello a chiedere i nomi reali, no? Quindi tutto questo per cosa? Per far capire che ci sono degli strumenti come questi che sono utili, possono essere utili, se uno sa già che cosa vuole. Se spera di buttare dentro la domanda e di vedere la risposta, la risposta esce, ma quasi sempre sbagliata. O meglio, ci accorgeremo che per tirar fuori la risposta bisogna scrivere la domanda in un modo così preciso e così dettagliato che in qualche modo abbiamo già capito noi come risolverla. Poi magari sui dettagli ci può aiutare, sulla sintassi, c'è questo, c'è Google, c'è Stack Overflow, anche cose più semplici che non siano di moda come queste macchinette qua. No? Quindi il mestiere del programmatore non è ancora fuori moda, non è, diciamo così, a rischio,
grazie a queste macchinerie qua. Non abbiamo fatto una fase di analisi completa e quindi non abbiamo detto completamente le specifiche che qualcun altro possa implementare. Allora, noi dovremo come minimo, cosa vuol dire? Adesso non voglio... Narrator dialogue, skip power, narrator wind, exiting narrator. Volevo aprire il blocco note, mi è partita un'altra roba. Allora, quindi noi vuol dire analizza dati i nomi delle persone presenti in quest'aula, determina la frequenza con cui compaiono tali nomi e stampa i primi o n, diciamo 10 per esempio, nomi più frequenti, stampando per ciascuno il nome stesso ed il valore assoluto della frequenza. Così mi sembra più preciso. C'è un Giampaolo qua? Non so, sto dicendo nomi composti. C'è un Francesco Maria? C'è... Allora, quando incontriamo tra le persone presenti in quest'aula delle persone che abbiano un nome composto, come lo trattiamo? Giampaolo è con lo spazio in mezzo. Lo trattiamo come un nome a parte, un nome unico? Oppure diamo un punto a Gian e un punto a Paolo? Anche qua. Tutte e due sono scelte lecite, semplicemente non l'ho spiegato. Quindi, quando è la nostra maledizione, quando ci sembra che un problema sia chiaro, lo guardiamo più da vicino e ci accorgiamo che non lo è ancora del tutto. Vabbè, allora aggiungiamo, nel caso di nomi composti, li si tratti come un nome unico. Poi ci sono quelli che si chiamano Gian spazio Paolo e quelli che si chiamano Gian Paolo tutto attaccato, e quello sarebbe un altro caso particolare da gestire, eccetera. Quindi in qualche modo dobbiamo... No? Riuscire a specificare bene che cosa vogliamo, perché se no uno dice guarda che non è più frequente questo, un altro dice no, guarda che è un altro, perché non ci siamo messi d'accordo su che cosa volevamo. Ok, adesso diciamo, fingiamo che sia sufficientemente preciso, manca ancora una cosa. Come fa un qualunque programma a sapere quali sono le persone presenti in quest'aula? Tranne lo scanner della retina, del volto, eccetera. Cioè, perderemo più tempo a sapere chi c'è che non a fare il conto. Quindi questo è un bellissimo problema che però non è applicabile, perché parte da dati che non abbiamo. Io non so se qua siete tutti 299 presenti, se non è che voglio contare. Se qualcuno è rimasto a casa, se qualcuno si è imbucato, se qualcuno è venuto con l'amico, perché quest'ora qua non hai altro da fare che andare in aula, eccetera. Non lo posso sapere. Allora, questo problema non lo so risolvere. Non si può risolvere, non c'è linguaggio di programmazione al mondo che lo possa sapere. Oggi. Quando avrete il microchip nel cervello magari possiamo leggerlo. E quindi devo cambiare il problema. Cioè, questa domanda qua, dovevamo bloccarci tutti e dire facci una risata e tipo non si può, punto. No? Quello che si può è dati i nomi delle persone iscritte a questo corso. Allora questa è una cosa che si può sapere, perché da qualche parte vi siete iscritti, da qualche parte la segreteria sa, quando ho detto un po' di volte che siete 299, come faccio a saperlo? Oltre a sognarvi di notte, c'ho l'elenco che la segreteria mi ha dato. Quindi quello è un elenco, è un dato di partenza, analizzando il quale potremmo arrivare al risultato. E questo elenco io ce l'ho, aspetta che lo chiudo,
chiuso. Qua in un file. Che è questo qui. Qui non vi riconoscete i nomi perché per motivi di privacy l'ho rimescolato. Ok, qui c'è nome, matricola, cognome, nome, cittadinanza, mail, un po' di dati. Sicuramente c'è qualcuno che si chiama Garabello, qualcuno si chiama Danò, ma non ci sono che si chiama con questo nome e questo cognome perché sono rimescolati, no? Quindi non ci sono problemi di privacy. Sapere che esiste uno che si chiama Gallo non ti dico nulla. Sicuramente non ha questa matricola e così via. Okay? Quindi questo l'ho potuto pubblicare già sul materiale del corso con questo trucco. Ma ovviamente questo trucco di rimescolamento non inficia la statistica che devo fare, che è quella sul nome. Okay? Quindi questo è un dato che ho, è un file formattato in un certo modo, con matricola, virgola, cognome, virgola, nome, virgola, un po' di roba, no? E delle cose, dei dati così. Quindi, da questo io devo tirar fuori quella piccola classifica. Come faccio? Perché adesso ho capito il problema. Ma il passo dopo è quello di, capire come risolverlo. Trovare, non, come dicevo prima, non la risposta, ma il modo per trovare la risposta. Allora, avendo questi dati qui, come faccio a trovare la risposta? Allora, immaginiamo di farlo a mano. Meglio, immaginiamo di fare un gioco a due persone. Ok? Due persone, sedute uno a fianco dell'altro, uno comanda e l'altro obbedisce. Quindi io ti dico cosa fare e tu lo fai. Tra di noi c'è un muro, non posso vedere cosa stai facendo. E non te lo posso dire così, non possiamo avere una chiacchierata, ti devo mandare un vocale. Per dire, in modo che io prima ti do le istruzioni, poi dopo tu le ascolti e le esegui e mi puoi rispondere solo dopo qualche minuto. Quindi non c'è interazione, non posso vedere cosa stai facendo, dicendo no aspetta, non fare quello, devi cambiare, tu mi sono spiegato male, non esiste qua. Okay? Quindi immaginate di dover spiegare a una persona che non capisca, che non conosca il problema, non sappia. Una persona che non sappia che noi vogliamo cercare 10 nomi più frequenti, ma una persona che semplicemente esegue i vostri ordini. E voi passo passo dovete spiegare, che sapete cosa, dove volete arrivare, spiegare a qualcun altro come si fa, che cosa fare. Ok? Se vi siete fatti questa immagine in mente, adesso prendete quest'altra persona e fatela 1000 volte più stupida. E quindi potete immaginare che il livello di pedanteria, no, con cui dovete parlare sarà abbastanza esasperante le prime volte, perché questo, se non dici proprio bene le cose, non sa fare. Ecco, questo è un po' il programmare. Devo capire come fare a dire a quest'altro, che poi è il computer, il modo per risolvere una sequenza di passaggi, di operazioni che portino alla risoluzione del problema. Ce ne sono tanti, no? Un modo potrebbe essere, vabbè, di tutta questa roba qua, butta via tutto tranne i nomi. No? Io quindi posso pensare dicendo, vabbè, la prima cosa è prendi l'elenco e cancella tutto tranne i nomi. Che vuol dire, attenzione, i nomi sono contenuti nella terza colonna. E le colonne sono separate da una virgola. Speriamo che questo nostro amico sappia cos'è una virgola, sappia cosa vuol dire separato, cosa vuol dire riga. Chiaro che una linea di base deve esserci, un linguaggio con cui costruire il resto. Okay? Quindi ho i nomi, ho buttato via ciò che non mi serve. Focalizzandomi sui nomi, come faccio a sapere quali sono più frequenti? Beh, un modo potrebbe essere, non so, metti in ordine alfabetico. Mi serve.
un'idea potrebbe essere, no? Mettiamolo a livello di idea, metto in ordine alfabetico e poi conto i blocchi consecutivi di nomi uguali. No? Però occhio, che così ce lo diciamo tra di noi, ma se lo dico così al mio amico di prima, non capisce niente. Metto in ordine alfabetico, vabbè, se è capace ce la può arrivare, ma conto i blocchi consecutivi di nomi uguali non vuol dire niente. Ce lo capiamo perché è mezz'ora che parliamo di questo problema. Ma altrimenti se uno entra adesso e dice, senti, hai voglia di contarmi i blocchi consecutivi di nomi uguali, esce, scappa. No? Dice, vabbè, siamo entrati in una lezione un po' particolare. Però è una strategia risolutiva. Cioè noi avremo a un certo punto in mente, se accende la lampadina, ah, potrei fare così. Ok? E va bene, si arriva, partendo da questa strategia, a costruire un dettagliandolo, entrando più in dettaglio, a costruire un programma che faccia così. Oppure un'altra idea potrebbe essere, prendo un nome per volta, cosa ho detto prima quando ho detto faccio girare il foglio di carta? Ciascuno mette una stanghetta a fianco del proprio nome. Prendo un nome per volta, se non c'è, se è la prima volta che lo vedo, che lo incontro, lo scrivo, dove? Boh, stiamo sul vago ancora, sempre sull'intuitivo, poi bisognerà essere, no, più concreti. Se non è la prima volta, faccio un segno a fianco e poi alla fine conto i segni e metto in ordine. Questa può essere un'altra idea. Sono due modi molto diversi di affrontare e risolvere lo stesso problema. Potrebbe esserci un'altra idea. Prendo il primo nome, conto quante volte compare, solo quel nome lì, gli altri non li guardo, e poi lo cancello e ricomincio. Ho l'elenco. Il primo nome cos'è? Vai su, vai su. Nicolo. Quando vi siete iscritti vi siete dimenticati dall'accento, di dire che c'avete anche l'accento. No? C'è un Nicolo e c'è un Nicolò. Può darsi che sia così. Se non è così, il signor Nicolo vada in segreteria o si faccia cambiare il nome perché gli hanno dimenticato l'accento, oppure esiste come nome, eh? Non ho niente contro le persone senza gli accenti. Io non ho accenti, non facciamo shaming. Allora, il primo si chiama Nicolo, e c'è anche un altro Nicolo. Contiamo quanti Nicolo ci sono. Man mano che li contiamo, li cancelliamo. Alla fine so quanti Nicolo ci saranno. Li ho cancellati, poi ricomincio da capo, contiamo quanti Pietro Francesco ci sono. È un altro modo. Alla fine ho i numeri a cui arrivo sono gli stessi. Il modo in cui ci arrivo è diverso. Per quello che dico che ci sono mille soluzioni giuste allo stesso problema. A seconda di come vedi la via risolutiva, arriverai a un programma che fa cose diverse, ma alla fine arriva allo stesso risultato. Qual è più giusto? Se il risultato è lo stesso, non ce n'è uno più giusto, sono tutti giusti. Quello che dico sempre è che il più giusto è quello in cui tu riesci a finirlo. Tu hai la tua idea e segui la tua idea, la arrivi fino in fondo e la risolvi. Se tu cerchi di seguire l'idea di un altro, è facile che non arrivi in fondo, perché a livello intuitivo, a livello, diciamo così, intimo, non te la senti tua e non l'hai forse neanche capita bene. Poi è divertente provare a giocare e a risolverlo in modi diversi. Questa è la fase che noi chiamiamo di progettazione. Cioè, metterci lì. Una volta che abbiamo capito bene il problema, ci abbiamo messo un po' di tempo a capirlo, dire come cavolo lo risolvo? Come lo risolverei a mano? Come lo farei risolvere all'idiota che lo deve fare? E mi vengono in mente delle idee. Una volta che sono sicuro che queste idee funzionino
e l'ho espresso in un modo sufficientemente chiaro, almeno per me, perché poi sono io che devo scrivere il programma, solo lì potrò passare alla fase di implementazione, cioè scrivere effettivamente le istruzioni di codice che fanno quel lavoro lì. Finché non ho capito cosa fare, se comincio a scrivere codice, scrivo cosa a caso, non so in che direzione andare. No? Poi, quando si esce la sera, non sappiamo dove andare, cominciamo a uscire, andare da qualche parte, prendere una direzione a caso, no? Sì, sì, per carità, il tempo riesce a passarlo, ma non è un obiettivo a cui arrivare. Invece qua l'obiettivo ce l'abbiamo, l'abbiamo specificato. È anche una strategia per arrivare al risultato, che può essere la 1, la 2, la 3, la vostra. Magari ne avete pensate altre che sono diverse da queste idee che ho buttato qua sul tavolo. E l'implementazione significa scrivere del codice, no? Io ad esempio ho fatto questo esercizio prima e il codice che ho scritto è questo. Dove più o meno ho usato l'idea 1, leggi gli studenti dall'elenco, dall'elenco degli studenti estrai solamente il nome, così abbiamo un elenco di nomi, non abbiamo tutte le altre storie in mezzo, poi per ogni nome conta quante volte è presente, aggiungi più 1, aggiungi un segno tutte le volte che vedi un nome ripetuto, la prima volta sarà 0, dopodiché metti in ordine di numero, al contrario, partendo dal più grande e non partendo dal più piccolo, e stampa una tabella con i risultati. Non importa se non sapete leggere il codice adesso. L'importante è che lo sappiate scrivere tra 4 mesi. E poi, vabbè, mi sono aiutato con delle funzioncine per leggere il file, che è scritto in un formato che si chiama CSV, per stampare la tabella incolonnata, tutta carina, eccetera. Stampando sia il nome che il numero di volte in cui compare. Ho usato il linguaggio che il mio amico idiota è in grado di capire, ma seguendo il mio ragionamento. Il ragionamento è il mio e rimane il mio. Nel programma ci sono solo più le istruzioni che lui, esso, dovrà eseguire. Adesso io faccio il figo perché funziona questo, ma vi assicuro che non funziona mai al primo colpo. Mai. E quindi sarà normale imparare a scrivere qualcosa, ci sembra giusto, lo provi, non funziona, e quindi quando hai finito di implementare questa fase qua di codifica e quella di test, quindi vedere se funziona e debugging, cioè correggere gli errori che ci hai messo dentro, normalmente contate che 50% del tempo vanno su queste due fasi. Se ci hai messo mezz'ora a scriverlo, ci metterai mezz'ora a farlo funzionare, se va bene, no? Se i bug che ci hai messo dentro sono facili. Non pensate che quando avete finito di scriverlo abbiate finito. Impareremo anche un pochino dei trucchetti per riuscire a facilitarci in questa ricerca e correzione degli errori. Come ad esempio quello di scrivere programmi un pezzettino per volta e provarli subito. In questo caso il Python ci aiuta moltissimo perché è un linguaggio interpretato e non compilato e quindi ci permette molto rapidamente, no, di andare a scrivere un programma in modo incrementale, perché se io scrivo tutto un programma intero e poi dopo provo a farlo funzionare, quello avrà dentro 30 errori e questi errori interagiranno uno con l'altro in un modo inestricabile. Se invece faccio prima 3 righe, le provo, quando funzionano ne faccio altre 3, le provo, se c'è un problema, a questo punto, avendo provato il programma da 6, sarà probabilmente sulle ultime 3, perché le prime 3 le avevo provate da sole. Non sentitevi scemi a scrivere 3 istruzioni, dico adesso vediamo se funziona. Non diamo mai per scontato che quello che ho fatto, che quello scritto sia giusto. No? Perché altrimenti si ritorce contro di me, tranquilli. Contro ciascuno di noi, non sempre me. E alla fine, vabbè, una volta che io l'abbia scritto, provato, visto che non funziona, corretto gli errori, eccetera, eccetera, finalmente ho il programma che è in grado di risolvere il problema e posso quindi eseguirlo, cioè far partire il programma. Tra l'altro questo programma qua non sa nulla dell'aula, del corso di informatica, eccetera. Ha una serie di comandi uno dopo l'altro che esegue ciecamente, senza capire nulla. Basta che ci sia un file con una colonna che si chiama nome, poi lui questo lavoro lo fa. Quindi potremmo usare questo programma per contare, che ne so, il nome degli ingredienti più frequenti nelle ricette di cannavacciuolo, quello che volete.
10, il numero di risultato ce l'ho messo qua, il nome del file ce l'ho messo qua, vedete che io ho una versione con i nomi veri che non vi devo far vedere, e invece no, una versione con i nomi rimescolati, che è quella su cui lavoriamo, ma le frequenze sono le stesse. Allora, qui sto lavorando all'interno dell'ambiente di sviluppo che utilizzeremo anche durante il corso, no? Che utilizzerete anche voi, si chiama VS Code, che è un programma che mi permette sia di scrivere il codice, mi aiuta nello scriverlo, poi vedremo diciamo, gli aiuti che abbiamo nella scrittura del codice, e anche di eseguirlo. C'è un triangolino in alto che ha una voce, run oppure debug, in questo caso è uguale perché era già stato debuggato, quindi non ha errori, forse, un'affermazione molto ardua. Quindi se io faccio run di questo chiaccio sul triangolino, mi si apre una finestra in basso in cui il programma mostra il suo output, che in questo caso era ciò che ho stampato in questa parte di programma in fondo, vedete che ci sono delle istruzioni che si chiamano print, per stampare il risultato. Quindi ciò che è stampato è questo. Andrea, Simone, Luca, Marco, Francesco, Davide, Lorenzo, Riccardo, Stefano, Francesca. Con queste frequenze. Ci accorgiamo che mancano ancora dei dettagli. Cioè, se ci fosse un altro nome, sempre con 5... Cioè i pari merito, come li trattiamo? Ah, non abbiamo detto. Non abbiamo pensato. Non abbiamo pensato che ci potevano essere i pari merito. I primi 10, ok. Però se il decimo ha 5 occorrenze e l'undicesimo anche esso ha 5 occorrenze. Poverino, perché non devo stampare anche l'undicesimo? O perché stampo questo e non quello che ho lasciato escluso? In che ordine... Cioè, cosa capita quando ho i pari merito? Se voi pensate alle varie discipline sportive, ognuna ha dei suoi criteri. Che ne so, se fate, quando farete che ne so, la domanda per fare la borsa di collaborazione studentesca al Politecnico, c'è un criterio che dice che se, se avete lo stesso punteggio in graduatoria vale l'anzianità, forse, no? L'anno di nascita, cose di questo genere. In altri casi, come alle Olimpiadi, che ne so, ci sono due che prendono il primo posto, la medaglia d'oro. Oppure si fa in modo che i pareggi non ci siano, no? Pensate al calcio in cui alla fine sorteggi se proprio non riesci a far vincere uno rispetto all'altro. Però è un problema che dobbiamo porci, ci siamo dimenticati di porcelo. Quindi, in questo caso, nel caso di nomi a pari merito, ne stampa alcuni a caso. Cioè, a caso no, nel senso che non ho definito un criterio, quindi... Potrei definire un criterio, stampo il più corto, o quello che viene prima in ordine alfabetico, oppure li stampo tutti. E non l'ho definito, quindi il programma, qualcosa fa il programma. È sensato, è quello che avrei voluto, non lo so perché non ti ho detto cosa volevo. Non ci avevo pensato. Idem se Andrea comparisse, no scusate, no. Se Andrea e Simone fossero entrambi con 11. Allora, quello che viene dopo, Luca, sarebbe il terzo o il secondo? Classifica. Sono modi diversi di intenderlo, tutti giusti, di nuovo non abbiamo chiarito. Non abbiamo chiarito tutto il problema dei nomi, delle frequenze a pari merito. Solo come esercizio io ho anche preso un'altra parte di programma che adesso era commentata con questo segno di commento, che ne fa una variante dell'esercizio in cui i nomi composti vengono invece separati, quindi Gian Paolo conta come Gian e Paolo separatamente e la classifica un pochino cambia, in particolare Francesco è rimasto, no, ha guadagnato un 12, ora 11, Andrea da 10 è balzato a 12, no? E qualcuno è entrato, vabbè, potremmo ammaliarci per ore su queste classifiche, no? Quindi anche lì a seconda quale dei due è il risultato giusto? Beh, dipende da che cosa avevo chiesto nelle specifiche. Se nelle specifiche non ero stato chiaro, sia il primo che il secondo sono risultati giusti. Okay? Ecco, questo è quello che faremo. Per darvi un'idea, all'esame avrete degli esercizi che non sono semplici come questo, ma non sono più difficili del doppio di questo, soltanto per capirci. Una volta ovviamente... imparato, perché il testo non sarà di una riga, sarà un testo più articolato, dove già vi chiedono diciamo, delle cose in più. Però è il tipo di operazioni che facciamo. Io tra l'altro
Questa era la soluzione di questo esercizio che avevo fatto nel 2020, che era il primo anno in cui insegnavamo Python. Se lo guardo adesso che ho imparato il Python un po' meglio, diciamo così, è molto più snello. Alla fine questo l'ho risolto in 5 righe, mentre l'altro l'avevo risolto in 40. Era un po' quello che dicevo prima, alcune volte per imparare bene un linguaggio devi disimparare, no? Ciò che sapevi prima, ciò che facevi in un modo diverso. Questo è il mestiere. Da tante soddisfazioni, però a un certo punto è da un'ora, no? Che ci stiamo chiedendo come faccio a sapere quali sono i nomi frequenti, ci siamo accorti che era un problema più complicato di quanto sembrasse, pensiamo ai problemi già complicati in partenza, no? È così. Non è divertente, per me è appassionante, però effettivamente è una, diciamo, è una disciplina abbastanza impegnativa, ma è trasversale poi. Cioè lo sforzo che abbiamo fatto, se andate a vedere questa cosa qua, al di là di questa fase di implementazione, che veramente è la parte più facile, queste fasi di analisi e progettazione vi servono ovunque, in qualunque disciplina, in particolare quelle scientifiche. Quindi ciò che impariamo qua di andare a spaccare il capello ci serve anche come forma mentis per altre discipline. Questa è, diciamo così, l'importanza, secondo me, dell'informatica. Ci aiuta ad analizzare i problemi e identificare le strategie risolutive precise. Ci aiuta a essere precisi nella comunicazione, nella descrizione delle soluzioni, perché dall'altra parte ho uno talmente scemo che se sbaglio una virgola non capisce più. E quindi mi obbliga, no, a essere preciso e considerare tutti i casi possibili. Per carità, queste non sono skill che miglioreranno la vostra vita sociale, no? Perché se poi diventate l'antipatico, il pistino del gruppo, il pignolo del gruppo, però sicuramente sono skill utili in campo scientifico, ma non solo, la parte di esecuzione, cioè saper fare un programma che risolve un problema, io spero vi potrà servire neanche nel resto dei vostri studi, anche per chi non fa informatica per sé, perché è bella, ma fa altri percorsi, quando avrà delle domande meno sceme di questa, ma la cui soluzione può essere ottenuta scrivendo un programma che fa un'elaborazione e poi gli dà un risultato, beh, non dimenticatelo. Il mio sogno è quello di vedere dei laureati che tra 10 anni, quando vogliono risolvere un problema di calcolo, anziché aprire Excel, scrivere un programmino, facciano il calcolo e stampa i risultati, no? Gli dà i risultati che gli servono, faccia le simulazioni che gli servono, faccia l'ottimizzazione che gli servono nel suo mestiere per costruire quello che andate a costruire quando io sono in pensione. La fase di implementazione è quella che spaventa un po' di più: oh, devo imparare un linguaggio, oh, cosa sono tutti quei simboli strani, quei caratteri strani che ho visto, ma ve lo assicuro, è veramente quella che viene via più facile. Si impara rapidamente se uno ha imparato a ragionare in questa fase. Quello di cui, chi non ha avuto già esperienza con l'informatica, quello di cui vi accorgerete è che dovete riprogrammare il modo in cui pensate. Quando affrontate un problema non dovete semplicemente pensare a risolverlo, ma a capire come lo state risolvendo. E questo a volte significa, diciamo così, ragionare proprio sulla logica di quello che stiamo facendo, mentre il ragionamento logico è uno dei tipi di ragionamento, che è fondamentale qua. Altri tipi di ragionamento, come quello analogico, cioè per similitudine, qua non funzionano. Ok? E quindi dovete cercare di non applicarlo anche per abitudine, così il ragionamento mnemonico non serve. Ok? Quindi chi tra di voi è più portato già per questo tipo di ragionamento e troverà le cose che facciamo abbastanza come una discesa, chi è meno portato che deve rendersi conto che deve fare un lavoro anche un pochino, diciamo, più su di sé che non sulla materia. Non c'è tanto da studiare qua. Non so chi ha visto questo film o letto questo libro. Mamma mia. Sì,
più lungo di un TikTok, è un film intero. Vabbè, è uno dei tanti film, io poi sono appassionato di fantascienza, quindi queste cose me le vado a cercare. Se vi capita, c'è questo libro che racconta la storia su cui è basato il film. La storia in realtà è abbastanza breve, perché non è un libro intero, è una novella all'interno di un libro, quindi si legge abbastanza rapidamente, o anche il film è carino da vedere. E no, ovviamente non vi faccio spoiler. La premessa è che arrivano gli alieni sulla Terra, vabbè, e stavolta, anziché sparare dappertutto, atterrano e cercano di comunicare con gli umani. E comunicano attraverso questi segni qua, che sono il loro linguaggio. E, appunto, cercando di non fare spoiler, quello che si scopre durante il film è che l'obiettivo degli alieni è proprio insegnarci il loro linguaggio. Perché? Perché imparare quel linguaggio lì apre nuovi modi di ragionare agli umani, che acquisiscono delle capacità in più, che non vi posso dire perché sennò vi perdete il finale. No? E quindi, non potendovi dire molto, però la cosa è abbastanza comune. Si impara a fare informatica, facciamo insieme informatica, perché ci darà dei superpoteri nel modo di pensare. Non proprio superpoteri come questi del film, di cui non posso svelare il finale, un pochino più modesti, no? Però il motivo è lo stesso. Dietro c'è anche, in realtà, Chiang ha scritto, o Chiang, non so come si pronunci, scusatemi, ha lavorato su mettendo insieme delle teorie linguistiche che dicono proprio che la lingua che studi, la lingua che parli, plasma il tuo modo di pensare, plasma la tua mente. E io sono convinto che questo sia anche vero per l'informatica. Quindi è un aiuto per plasmarci la mente in una certa direzione. Ok, e dopo? Allora, dopo noi facciamo questo corso di informatica per darci un primo assaggio. Poi, davanti a me, non ho solo persone che continueranno su informatica, continueranno su vari percorsi. Allora, io qua ho provato a riassumere come si sviluppa il tema dell'informatica nei vari corsi di studio. E in particolare troverete degli altri corsi di tipo informatico in questi percorsi, chiaramente ingegneria informatica, del cinema, gestionale, elettronica e comunicazioni. In tutti gli altri corsi di laurea non vedete più informatica dopo questo corso. Vi prego di non festeggiare, a me dispiace molto, ma vuol dire che dovrete mettercela voi dentro, nelle materie che insegnano, quei professori che non sanno programmare, lo dovete fare voi. Portarvi dietro questo bagaglio che io cerco di iniettarvi a piccole dosi. Queste righe verticali sono gli anni, quindi al secondo semestre del primo anno a informatica si fa tecniche di programmazione e elettronica si fa algoritmi di programmazione, sono entrambi i corsi essenzialmente in cui si va a imparare il linguaggio C, che è un linguaggio più di basso livello, che è per gli elettronici e per gli informatici che lavorano più vicino alla macchina, fondamentale conoscere. Mentre invece abbiamo scelto il Python, che è un linguaggio come primo corso, che è un linguaggio che si presta maggiormente a delle applicazioni pratiche, no? A essere usato in domini applicativi diversi dall'informatica stessa. Poi ci sono i corsi del secondo anno, ci sono tre corsi al secondo anno di informatica, o gli altri ovviamente sono tutti il solito corredo di matematica e fisica, che non manca mai, e al terzo anno comincia ad essere un pochino più denso, tra cui dal vostro anno, al terzo anno avrete la scelta tra quattro tipi di corsi diversi, quindi abbiamo fatto una piccola riforma sul terzo anno aumentando il numero di corsi di informatica, perché molti si lamentavano che ce n'era poca, all'interno di ingegneria informatica, quindi avrete una scelta tra uno di questi quattro corsi qua, questo in triennale. Okay? Al cinema, in generale al cinema anche c'è un buon percorso di informatica, chiaramente più legato alla parte di grafica, questo computer grafica in realtà è un corso doppio, vale 12 crediti sui due semestri, quindi compare una casella sola ma è come se ne fossero due. Ingegneria gestionale, chi fa L8, chi fa la laurea gestionale L8, qua non ci sono gestionali, però vabbè, per completezza, ha praticamente lo stesso numero di corsi di informatica quasi, no? Chi fa ingegneria informatica, infatti molti gestionali poi scelgono di continuare verso informatica, o così come molti informatici scelgono poi di continuare verso gestionale, c'è una certa affinità. Invece in gestionale hanno anche un percorso L9 che è di ingegneria industriale, che si ferma qua, essenzialmente. Qua il terzo anno non ha più nulla, al secondo anno questo.
e per gli altri ci sono delle piccole pillole qua e là. Questo è ciò che vedrete in triennale a seconda del corso a cui siete iscritti. Poi a volte all'interno di altri corsi c'è una piccola parte di programmazione, no? O ci dovrebbe essere. Ad esempio i corsi di statistica ci sono, ma magari in linguaggi diversi da Python, ma come dicevamo prima, cambiare linguaggio è come cambiare pennarello, ti abitui all'impugnatura, ma il ragionamento ce l'hai. E dopo questo, dopo informatica, cioè dopo che vi siete presi la vostra triennale, siamo ottimisti dalla prima lezione, nel campo nostro, nel dominio nostro di informatica, abbiamo 5 lauree magistrali a cui si può accedere direttamente, quindi sono lauree magistrali in ingegneria informatica, che si divide a sua volta in 7 orientamenti, quindi 7 specializzazioni all'interno della laurea magistrale in ingegneria informatica, quella magistrale di ingegneria del cinema e mezzi di comunicazione, c'è una magistrale in data science and engineering, che si occupa più appunto della parte di elaborazione e analisi dei dati, una laurea magistrale in meccatronica e da quest'anno nuova una laurea magistrale in cyber security. Questa freccia qua senza debiti vuol dire che se provenite da uno qualunque di questi corsi triennali potete iscrivervi a uno qualunque di queste lauree magistrali senza debiti, senza avere dei corsi in più da recuperare, eccetera. Mentre invece da altre lauree sono necessarie delle integrazioni, tipicamente sono 30 crediti, qualcosa di questo genere, di corsi che non avete fatto in triennale e che vi servono per poter capire cosa succede nella magistrale. Quindi è possibile, ma non è automatico, okay? Perché arriva da altri percorsi. C'è un caso particolare matematica che può arrivare senza debiti se hai fatto delle scelte opportune nelle tabelle del secondo e terzo anno, quello in dettaglio. Quindi per darvi un'idea un pochino della panoramica, qui ci sono 5 lauree magistrali, dicevo, informatica è divisa in 7 orientamenti a sua volta, meccatronica è divisa in 5 orientamenti a sua volta e cyber security è divisa in 4 orientamenti a sua volta. Okay, quindi stiamo parlando di una quindicina di specializzazioni diverse, tutte dentro al grosso cappello. Poi chiaro che meccatronica è più attinente all'elettronica, data science è più attinente alla statistica, ciascuno di voi avrà delle passioni, se non le ha ancora spero che le sviluppi, o degli interessi maggiori, e cerchiamo di dare un modello del Politecnico un po' questo, avere delle lauree triennali abbastanza standard e poi una grande varietà di lauree magistrali, you know, che vadano proprio a specializzarsi, nei cui 120 crediti fai effettivamente quelle materie, mentre invece nei triennali sui 180 crediti ce ne sono almeno metà di conoscenze di base. Ok, questo era ciò che volevo raccontarvi oggi. Ciò che non vi ho raccontato è tutta la parte, diciamo così, relativa all'organizzazione spicciola del corso, quindi i laboratori, gli orari, eccetera, eccetera, così come una parte che c'è sulle slide di motivazione del perché abbiamo scelto Python, no? E come, diciamo così, che prospettive può darci per il futuro. Allora, io come prima lezione ho pensato di non annoiarvi con queste due parti, ho registrato due video, che siamo un po' in anticipo, alle 19 scatteranno online, e quindi vi chiedo di dargli un'occhiata, sono due video di 20 minuti, una cosa abbastanza semplice, discorsiva, la potete ascoltare nell'ora di matematica con le cuffiette, no, scusate, sui mezzi o quello che volete, e quindi datevi un'occhiata, no, a questi due filmati che adesso, finita la lezione, li rendo visibili in preparazione, vi dà qualche informazione pratica in più in preparazione alle lezioni invece che avremo il mercoledì. Come dicevo, questa settimana vado solo a prendere questa tabella qua. Eccola qua, noi ci rivedremo mercoledì alle 11.30 e poi, questo invece lo dico finché siamo qua, i laboratori sono divisi in 3 squadre, inizieranno la prossima settimana, quindi questa settimana non ci sono laboratori, per quello che vi sto dando del materiale in più sotto forma di video, non abbiamo laboratori, vi faccio lavorare un pochino così. Negli altri corsi sarete divisi in 2 squadre. Non so se vi hanno dato la divisione esatta, noi siamo divisi in 3 per potervi seguire meglio in laboratorio e quindi in qualche modo la squadra 1 e la squadra 2 saranno l'inizio e la fine dell'alfabeto e sono, come orario vedete, che sono messe interlacciate a quelle di chimico, di matematica, non mi ricordo più.
Quindi quando fa, in questo orario qua, chi fa la squadra 1 di informatica farà la 2 di matematica e viceversa. E poi invece la squadra 3 metteremo la parte centrale dell'alfabeto, che sarebbero persone che sono sovrapposte un po' con la squadra 1 e la 2 di matematica, ma infatti questo slot qua è in un orario in cui non ci sono gli altri corsi. Okay? Io non ho ancora, perché ci sono ancora alcuni che devono iscriversi, quindi l'elenco non è ancora esattamente perfetto, ma entro la fine della settimana vi definisco le definizioni alfabetiche. Se ci fossero poi, la domanda che fate sempre, dei piccoli aggiustamenti da fare o degli scambi, li possiamo fare nella, diciamo così, compatibilmente con la capienza dei laboratori. Ma di questo avremo modo di parlare meglio. Grazie.